Grazie. Io volevo esprimere il pensiero del Movimento 5 Stelle su questa mozione, cominciando a dire che un rinvio della scadenza di pagamento o la non applicazione delle sanzioni per il pagamento entro una certa data, che nella pratica poi è la stessa cosa, anche se è diverso formalmente, ci poteva stare, è stato richiesto da più fonti per lo scorso mese, fino a un'ora fa l'amministrazione ha risposto che questa cosa non era possibile, non si poteva assolutamente fare a norma di legge, tant'è vero che alla fine viene presentata questa mozione che non concede una moratoria e non dice che si può pagare senza sanzione, dice se il governo poi ci dovesse dare la possibilità, allora noi permetteremo di pagare senza sanzioni. Allora questa cosa è una presa in giro innanzitutto per me, perché io mi sento cretino, perché io ieri sono arrivato a casa alle 10:30 di sera e invece di guardare la partita, fare i fatti miei, andare a dormire, ho passato 2 ore a finire di calcolare la mia dichiarazione di redditi, la TASI, l'IMU eccetera, per pagare preciso, puntuale, alla scadenza, senza andare oltre quanto mi veniva chiesto. E io negli anni da contribuente italiano ogni volta mi sono sentito chiedere dallo Stato le cose più assurde, le scadenze che cambiavano di settimana in settimana, le aliquote cambiate 3 volte, le tasse che cambiano nome, e mi sono sempre passato le giornate a spese mie per non essere mai in ritardo di un minuto sul pagamento delle tasse allo Stato italiano, alla città di Torino, alla regione Piemonte e a tutti quanti gli organismi pubblici che vengono a chiedermi dei soldi. Adesso qui si dice che intanto chi ha pagato, perché glielo andiamo a dire alle 9 di sera della sera della scadenza, quindi tutti quelli che onestamente volevano pagare hanno pagato, si sono dati da fare, hanno chiesto i soldi in prestito, hanno trovato il modo di pagare, perché chi lo voleva pagare l'ha pagato. E poi andiamo a dire quindi che sostanzialmente chi ha pagato è stato cretino, sbatto, si poteva aspettare qualche settimana in più, tanto poi ci sarebbe stata la proroga. E in più prendiamo in giro anche quelli che non hanno pagato, che magari incolpevolmente non hanno pagato perché stanno aspettando il patronato, perché non è che con questa mozione poi domani o dopodomani chi va al patronato all'appuntamento dopodomani fa il conto, può dire vabbè non ci metto la mora perché tanto non ci sono le sanzioni. Comunque se uno paga dopodomani la mora la deve pagare, perché non c'è un provvedimento di legge che dica che non può pagarle. Quindi sostanzialmente non so se gli stiamo suggerendo di dire ma aspetta ancora un po', va anche se fa 2 o 3 giorni, aspetta ancora 2 settimane che magari poi gli arriverà il governo e fra 2 settimane farà un decreto che ti permetterà di non pagare la sanzione, ma magari aspetta anche un mese, però poi se il governo non fa il decreto allora ti faremo pagare la mora, la sanzione, le cose, verremo a casa a sequestrarti la macchina eccetera. Cioè stiamo incrociando ancora più confusione di quella che già c'è in questo sistema. Allora è veramente una presa in giro per tutti, per chiunque, per chi cerca di pagare, per chi non vuole pagare. Forse gli unici non presi in giro, come sempre, sono quelli che non pagano le tasse, e capisco che venga dal centrodestra, che c'ha un leader massimo condannato per frode fiscale, non capisco perché il centrosinistra si presti questa roba, se non perché non c'ha voglia di stare qui 2 ore in più per finire per esaminare tutti gli emendamenti e fare le cose come si deve, e ci ha fretta di andare a casa a mangiare a vedere la partita. Allora veramente, ma dov'è la serietà di questo consiglio comunale? Cioè io sono veramente basito, per non dire parole che non si possono usare a verbale. Allora la prossima volta se si vuole dare una proroga si calcoli di darlo con qualche giorno d'anticipo, in modo che almeno tutti ne possano usufruire in parità di condizioni, quindi non solo già che dobbiamo pagare noi qua e a Milano no, e però qui allora forse chi paga dopo può non pagare, cioè siamo veramente alla follia, e quindi per favore noi questa mozione non la voteremo, anche se siamo contenti che magari chi incolpevolmente non è riuscito a pagare possa avere qualche giorno in più, ma noi ci rifiutiamo di votare a favore di questa schifezza, grazie.